Ciao, benvenuti a un nuovo video. Allora, ve l'avevo promesso ed eccomi qua. Ho guardato su Shein tutto il make-up che poteva interessarci e ho detto proviamo. Ho qui salvato l'ordine, quindi so anche i prezzi e direi di iniziare subito. Allora, ho preso un po' di make-up che della loro linea si chiama She Glam e anche un po' di pennelli per vedere la qualità. E direi che il primo che vi mostro è questo, che è un pennello in silicone per le maschere. Io con questi mi trovo benissimo, ho detto ma proviamone un altro. Fatto così, mi piace già perché è bello a spatolina proprio e questo costa 2 euro. Fatto così. Poi ho provato a prendere un po' di pennelli, allora ombretti, fondotinta, correttore. Partirei con questo da fondotinta, cioè guardate, ha proprio la retina. Tutti a 2 euro, 2 euro sono, sto guardando lì, alla retina di protezione del setole, cioè guardate qua, si apre, è fatto così, tipo un flat buchi, morbidissimo, sarà da provare, ma le setole sono belle compatte e per adesso questo per il fondotinta ci piace molto. Poi questo l'ho visto, ho detto no, lo prendo. Allora, guardate, è un pennello kabuki, con la sua sconfezione, cioè ha proprio il pennello è questo, quindi per la terra o per la cipria, e poi ha la confezione, la borsina da portarlo, e lui mi sembra fatto bene, cioè bello morbido, mi sembra proprio un bel kabuki, sempre a 2 euro, quindi ho detto proviamo. Poi di pennelli ne ho visti diversi, ho detto vabbè, prendiamo tutto e vediamo. Allora c'era di questa linea, sempre 2 euro, che a me ricordano quelli della Elf, non so voi. Questo è per l'ombretto. Adesso tiriamo fuori e leggiamo. Lei King. Ok. E il pennello è questo. A me sembra molto simile a quelli della Essence. Molto, molto simile. Piatto. Ok. E poi ho preso anche di quest'altra linea, sempre 2 euro, che però non ha la confezione, ha solo la bustina, ed è diviso in due parti, quindi ha la parte piatta, che mi sembrano simili a quelli dell'Essence, e ho già visto una cosa che non mi piace tanto. Ah no, 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 erano solo quelli, non ne perde più. Ah, dicevo, la parte per la sfumatura, più morbido, sembrava che perdesse qualche pelo, invece era tipo fabbricazione, perché persi quelli, ora tirando non ne perde più. Comunque li proverò e vi so dire. Ma ora veniamo al make-up. Col make-up ho un po' spaziato. Allora, ho provato a prendere matite, rossetti, palette. L'unica cosa che avevo io era la cipria, ma ora ve ne parlo. Dunque, tanto è tutto della linea She Glam, questa qui. E ne parlano benissimo. Io cosa dire? Io mi trovo bene. Allora, non ho preso il fondotinta perché c'è in tantissime, tantissime colorazioni. Però ho visto che ci sono anche le bustine singole, perché il fondotinta costa 8 euro. Ma ci sono le bustine singole. Io pensavo di prendere qua, forse in promozione, un po' di bustine. Ne ho adocchiate veramente tre, che sembrano del mio colore. E poi dopo vedere, prima di comprare un fondotinta intero che magari non è il mio colore. Ma partiamo con la matita per sopracciglia, che è la Dark Brown, questa qui, ed è 2 euro. È una matita fatta così, bella. Ah, da una parte ha il pettinino. E quindi dall'altra deve averci la matita, sì, questa di quelle retraibili. Sapete che è molto dura. È molto dura. Che non è una cosa malvagia per le matite per sopracciglia, perché alla fine però dura ma scrivente. Da provare assolutamente. Come è fatto di essere dura, mi ricorda quel Precisely un pencil di Boo,
voi lo sapete già, ma a me viene ed è no, non mi viene in mente. Di Benefit, santa pazienza, molto 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 simile, e vedremo. Poi ho preso questo, sempre dentro la confezione, questa è la matita per occhi Expert Creamy Eyeliner, questo qui, sempre 2 euro. Dice anche che è uno 0,26 grammi, il colore è nero. Fatta così, e sempre automatica, molto cremosa, molto cremosa, ma bella nera. Bella nera, bel tratto morbido, questa ci piace. Continuiamo a mettere qui, perché adesso veniamo a correttore, e l'ho provato uno, questo qui, che è il colore 03 medium, 2 euro, e guardo sempre il prezzo. È fatto così, bello la confezione, ed è così. Credo di averlo preso un pochino scuro. Il medium è un pochino scuro, strano. Sbaglio colore comprandolo online. Strano. Poi passiamo alle labbra. Ok, le labbra ho preso 2 rossetti. Questi dovrebbero essere rossetti liquidi, quindi le tinte per le labbra. Io adoro questa confezione. Cioè, bellissima, proprio è bella. Sempre a 2 euro l'uno, ho preso un chiaro e uno scuro. Sto cercando di capire se c'è scritto il numero sotto, ma uno è un nude e l'altro dovrebbe essere un metallizzato. Allora, partiamo col nude, che è questo. Il nude è molto bello. Molto bello. Ma che colore è? Non riesco a capire se c'è scritto sotto. Sì, ok, sono riuscita a vedere. Qui c'è scritto naked, quindi nude proprio, mentre qui c'è scritto killer. In questo metallizzato è il killer, non so. Proviamo anche questo. Wow! Wow, è molto simile a quello che ho su oggi, ma quello che ho su oggi è in stilo. Ora però io risvolto la manica, perché ho paura di macchiarmi. Vediamo anche se asciugano. Ultime due cose intanto. Allora, finito le cose a 2 euro, che mi sembra comunque un buon prezzo. Bisogna vedere ovviamente la qualità. Però, no, guardate, la matita non viene via, quindi si è asciugata. Il correttore lo proviamo a sfumare un attimo, però sì, ho proprio toppato colore. Va bene, ok, ma e adesso vediamo se asciugano i rossetti. Ne ho messo un bel po'. Intanto vi faccio vedere. Ho sbagliato. No, non ho sbagliato, non ho sbagliato. Era in offerta. Era in offerta quando l'ho presa, ma è a 3 euro la cipria. Questa è il 102 Natural Color. È un 9,3 grammi ed è una cipria in polvere libera, e vi farei vedere quanto è bella la confezione. Sì, questa lo sto già usando, perché l'avevo già presa tempo fa. Io la cipria devo provare sempre. È fatta così, qui non mi ricordo se c'era una spugnetta, ma poi si alza, ok, e qui c'è la cipria con la retina. La cipria è questa. A me sinceramente non dispiace perché non è polverosa, non crea macchie ed opacizza bene, e sinceramente la sto ancora testando, ma non mi dispiace affatto. Ora, prima di farvi vedere l'ultima chicca, vado a struccarmi questa mano. Allora, mi sono struccata perché volevo provare con voi l'ultima chicca. Ho preso una palette di ombretti e l'ho pagata
5 euro, sì, esatto, e vi voglio far vedere come è arrivata, cioè è imballata nel polistirolo, quindi così, cioè sicuramente cura dei dettagli, non si può dire il contrario. Poi è questa She Glam Beach Sunset palette di ombretti. Da aprire, da provare. Vi ricordo che l'ho pagata 5 euro e la prima volta che l'aprite vi si distrugge la confezione, come è successo a me, ma va bene. Ok, è fatta così in cartone. Bella, non ha lo specchio, ma ha la pellicola sugli ombretti. Come si toglie la pellicola? Ah, non è appoggiata. Ma come la tolgo? Dunque, io sta pellicola dovrò togliere. È proprio incollata sugli ombretti. Ha proprio la colla. Quindi, super. E adesso io la voglio guardare con voi. È tutta nei toni del Bordeaux, ma ha degli opachi, dei metallizzati. Prendiamone uno. Ehi, ma ci può piacere. I metallizzati sono una cosa spettacolare. Proviamo un opaco, questo qui. Ci possono piacere, mi sembrano. Proviamo quello scuro, il più scuro di tutti. Ok, che è questo. Ci possono piacere. Adesso devo provarli bene. Voglio provare questo, ma ho finito le dita. Però mi sembrano belli morbidi, belli pigmentati, che anche passandoli con le mano non perdono colore più di tanto. Sapete che io questa palette la devo assolutamente mettere all'opera perché oltretutto è completa. Non c'è un color burro, ad esempio, per fare un colore di base, però per il resto è completa. Con 2, 4, 5 opachi e 4 metallizzati. Ci piace per 5 euro. Assolutamente da provare, assolutamente. Guardate qua, assolutamente da provare. Sapete che non ho mai preso le palette né di Shein, ovviamente, ma da provare assolutamente. Ho già detto assolutamente. Ora mi resta solo ed è il fondotinta perché è proprio la tonalità che non posso prendere 3-4 fondotinta per capire la tonalità. Perché finché sbaglio è 2 euro il correttore, che poi che tutto sfumandolo vedremo, è un conto, ma il fondotinta. Magari voglio provare a capire bene i colori, se trovo magari delle online qualcuno che ha già preso quei colori, oppure proverò con le bustine. Ma voi fatemi sapere se lo conoscevate, se avete provato qualcosa, se volete che provo qualcosa con voi, vado pulita, ed è se vi ho fatto conoscere un marchio She Glam, ne ho sentito parlare, la parte make up di Shein. Davvero, davvero interessante. Non credevo, davvero interessante. E niente, spero avete avuto un po' di compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricordi di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!